Non potrà mai dire Dante Alighieri che non ha avuto un consiglio comunale a lui dedicato, convocato e svolto con tutti i crismi dell'ufficialità, dalla suonata del campanone alle ore 11.30, che ha convocato i consiglieri a Palazzo Pretorio, al presidente Giuseppe Biancarelli, che ha invitato i presenti a seguire la prassi che il regolamento comunale prevede, al sindaco Filippo Stirati, che fascia tricolore indosso, ha letto e spiegato le ragioni del consiglio, fino al gruppo di opposizione dei 5 Stelle, che ha presentato un emendamento all'ordine del giorno in discussione e poi la votazione finale. Gubbio si è svegliata questa mattina nel primo giorno del Festival del Medioevo con la volontà di esperire un atto formale, chiedere scusa alla memoria di Dante Alighieri, esiliato dalla sua Firenze con l'accusa infamante di baratteria da un podestà che al secolo si chiamava Cante Gabrielli ed era di Gubbio. Intanto c'è stato un bellissimo lavoro portato avanti dal mondo della scuola, dai giovani, dagli studenti dell'ITIS in particolare, che mesi fa ci sollecitarono un'operazione di questa natura. E io credo che, avendo fatto una ricerca, uno studio, un lavoro molto approfondito, un progetto didattico, sia giusto che noi prestiamo ascolto, no? Ai giovani ogni tanto facciamo delle paternali, ma qualche volta credo che dobbiamo anche saperli ascoltare, soprattutto quando affrontano temi di così grande rilevanza. Beh, poi perché credo che siano doverose. E quindi credo che noi in fondo ereditiamo questo sforzo già operato dal figlio di Cante Gabrielli e per queste scuse che giungono tanti secoli dopo, ma credo rappresentino un atto veramente doveroso da parte della nostra città, che ci proietta anche in una dimensione nazionale ed internazionale. Oggi siamo sulle pagine nazionali dei quotidiani italiani, sulle pagine culturali, e ci candidiamo ad essere una delle città che tra qualche anno potrà partecipare a pienissimo titolo alle celebrazioni per il centenario della morte di Dante, per i 700 anni dopo la morte di Dante. Se il Consiglio Comunale ha dunque rivolto le sue scuse ufficiali, candidandosi da qui al 2021 a far parte di quel manipolo di città italiane che ospiteranno manifestazioni per il centenario della morte di Dante Alighieri, domani sera alle ore 21, ingresso libero, alla Sperelliana, sarà il Teatro della Fama, con la compagnia Luoghi Invisibili, a meditare sulle scuse a Dante Alighieri, con un reading scritto da Anna Boninsegni dal titolo «Se l'eugubino Cante Gabrielli non avesse condannato all'esilio Dante, il sommo poeta avrebbe scritto la Divina Commedia?» Senza volerlo, Cante Gabrielli, come ha già richiamato il grande Giosuè Carducci, forse ha innescato un meccanismo straordinario che ha portato Dante a innalzarsi in una dimensione universale, a concepire quel capolavoro assoluto che rappresenta forse il punto più alto della poesia di tutta la storia dell'umanità.